Buongiorno. Stamattina, visto che tutti quanti stiamo sognando di andare a mare, quindi stiamo sognando perché questo benedetto Covid ci sta distruggendo sotto ogni profilo, e allora mi è venuto in mente così di recitare Aprile ai mari, che è una delle poesie più belle probabilmente di Salvatore Borelli. Aprile ai mari. Ciambri, rischieri e zimbi incannizzati, jumenti, muli e ciucci impasturati, cirolla, parparotti, pulici e muscuni, surici, carbonari e zampaglioni. A notte tatti timbi prava, curcata a nupaglioni, imbaschiava, da lumi, dagli tuesti, sardillate, dormia mastito culli, arruncionate. Scurato, senza hu, con putia stare, a hu masticutava le zanzare, lui ce l'avevamo russi, embisiccati, e papole e cravunci imbillicate. Nessuno aveva gli strippa a praia e mare, a gente si sentia scandalizzare. Noi avevamo i cazzonelli imbratigliati, scolorisciuti, lunghi e squacquarati. E immene, cu camicia rotone, sultani di cambricco e straccinone, tal'acqua che la lobba insumiava e si vedeva un'ombrella canatava. Lassù c'era pezzi imbulicate, mutande e bracastine arrombugliate. A voglia, caro mio, mutaliava, una scaglia di carne bianche, un damuciava. Un diventia belliche quanto un bote, minneri quanto vozzi scoverote, svizzeri, olandesi, spagnoli e brunarpine, capicci come crapi a pecorene. Ma almeno a praia e mare potigliere, co sangue, un tu sentia troncolescere. Questo programma è offerto da Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al super bonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 28 kW, a 700 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 24 kW, 630 euro. Caldaia Sime, unica Revolution, 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1.220 euro. Caldaia Daikin, a condensazione, 33 kW, 1.245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, Lamezia Terme, San Biase, via Molino Irto 47, Laurignano di Pignano Cosenza, prossima apertura via Alfieri, Rende, vicino supermercato Conad. Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezza Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Staglianò, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. L'agenzia Meraglia Immobiliare e Meraglia Assicurazione operano nel settore immobiliare e assicurativo per soddisfare le esigenze della propria clientela. Meraglia Immobiliare offre una valutazione immobiliare gratuita, compravendita, locazioni, ricerca ed acquisizione immobili, consulenza finanziaria, mutui, cessione del quinto, prestiti personali, leasing e tanto altro. Nel settore assicurativo offre RC Auto Moto Camion, professionali, infortuni, abitazione, noleggio lungo termine. Meraglia Assicurazioni, Meraglia Immobiliare, via Enrico Fermi 13, Lamezia Terme. Io sono prontissimo. È nervosa. Allora, intanto salutiamo la città. La nostra città. Una città che sta soffrendo in questo momento. Una città alle prese anch'essa con il Covid. I numeri stanno salendo a dismisura. Agenti, da questo punto di vista non ci interessa niente. Non ci interessa a me. Non gliene fotte niente.
devi usare, hai capito? Devi usare un po' quando ci vuoi. Un linguaggio più diciamo un po' più pericoloso, va? Quando io parla, detto... quando parla in braccio, qual è pericoloso? No, pericoloso. Diciamo acconcio. Acconcio, acconcio. Sta imparando. Io fra un mese, due mesi, dalle dimissioni, c'è il catena. E io sei da partita. Allora, oggi ne abbiamo nove. Mi preme, prima di incominciare di aprire le danze, inviare i miei auguri più affettuosi, più cari, ovviamente a mio figlio, che oggi fa il compleanno, quindi auguri, mio figlio Michele. Auguri Michele, auguri, me ne fai nati quattro, chiesti. Quattro, quanti ne hai? 30 anni? 3, 6, 9, 12. Ti chiedo scusa, nati quattro significa nati quattro anni. No. Quindi vai a... Doppio, nati quattro doppi. Ah beh, ma perché ti avventuri sempre i meccanismi con de cosa tu? Cosa mia. Ma non ci può dire, ti auguro 100 anni. 100 no? anni. Ti auguro 4 volte. 4 volte chi sono? 4 1, 2, 3 e 4. No. Ti auguro 120 anni. E che? Auguri a Michele. E dico proprio a figlio, ma. No. Ma dico, ma ci vuole fortuna andare. Ma com'è? Hanno capito perché. E per favore, abbiamo capito, io ti ho capito. E il cagnolino mi campa 30 anni. Bello cagnolino, che c'è un bel cagnolino veramente bellissimo. Allora. E ci diamo gli auguri per il cagnolino. E com'è? Albero. Quando non sei sicuro. L'altro giorno hai letto un aforisma che era questo qua, che era. Parlava proprio di questo. Cioè quando non si è sicuri, non bisogna dire niente, bisogna tacere. Tacere. E tu se taci qualche volta, non faresti male. Stamattina abbiamo, abbiamo una sorpresa. Una bella sorpresa. Cioè, questa è una bellissima sorpresa. Vamo guardare col tuo. Fammelo dire, veramente una bellissima, ma non solo per lei. Ma per il ragazzo che sorpresa, che è un ragazzo veramente bellissimo, è un simpaticone. Gli dicevo pure come si chiama, che mi ricordo, Pasquale. Ti chiedo Giovanni, come si chiama? Ma com'è? Lo vedi che tengo ragione? Ho ragione io. Pasquale mi ha detto. Ma ti chiedo scusa. Lo conosci bene? No, non lo conosco bene. Non lo conosci bene. Quante volte l'hai visto? Il nome? No, a lui, quante volte l'hai visto? Un paio di volte. Un paio di volte, bellissimo. Chi? Vabbè, ma tu quando vedi una persona te ne accorgerai subito. Uscio. Gli occhi ti fanno un po'. Ti fanno, diciamo, fare. Ti fanno vedere il sole, ecco. Gli occhi ti fanno vedere il sole. Questa l'ho sentita all'ospedale psichiatrico di Girifauca una volta che mi trovavo di passaggio. Diciamo, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Ecco, bravo. Dottore, perché io. No, già. Veramente, gli occhi sono. Allora, voi sapete che noi come emittente. Beviamo solo caffè Guglielmo. Questo è vero. E tutto l'apparato, la macchinetta, e come chiamano i cosi là? Cappus. Come chiamano? Cappus. La macchinetta, i cappus. Poi ci sono anche non quelle, so che cazzo sono macchinette, anche quelle gelle. Quelle gelle, cappus, gelle. No, ti dica la verità, no? Gelle, come chiamano? Charlie. Ah, Charlie Brown, dunque, a macchinette i Charlie. E di Cappus. E lì? E di Cappus. Sparatoria, punto. A di Cappus siamo arrivati. Allora, chiamiamo adesso la nostra cara amica Claudia. Sapete, parliamo del Guglielmo Store, che si trova in Piazza Ardito alla Lamezia Terme. Noi vi invitiamo a
a farvi una capatina, è venuto a casa stamattina con un pacco, non sappiamo di cosa si tratta, e quindi lo chiediamo a lei. Come dite voi? È una cosa buona, debbono essere buone. Aspetta un attimo. Sì. È giusto, andiamocela. Mettiti questo, vero? Questo perché? Perché due si massai, tre è un assembramento, può arrivare a quattro, perché Pasquale ha una lassa di neve, una lassa di peli, a mucciare la roba, no? Ed è giusto. Ma perché avete rotto prima con te? Pasquale, ma hai detto Pasquale, mi ha detto. Pasquale? Allora perché è il tuo Pasquale? Sì, no, che mi ha appena riferito. Prego, Claudia. Claudia, prego, Pasquale. Pasquale, vieni qua. Andiamoci un pochino, va? Prego. Cosa vedono gli occhi miei? Mostra Guglielmo Storro. Caffè. Guglielmo Storro. Piazza Ardito numero 1, telefono 0968 90 37 56. Un segreto. Sì. Ha saltato il numero. Hai trovato il numero? Sì. Da 70. Perché 90, non mi sono venia. 19. 19. Adesso ci siamo. 19. Non telefonate a quel numero che vi ha dato lui, perché se vi risponde anche un commissariato, una cosa che succede lei e lui. Allora, Claudia, tu hai portato questo... Di che cosa si tratta? Ce lo vuoi dire? Le caramelle al caffè. Sono miste. Mi sarei meravigliato, monedigia caffè. Se caramelle al vino o all'anice. Sono le mitiche caramelle al caffè della Guglia. Bella confezione, Questo ti mangia una caramella e questo sai che ti prende un caffè, eh? Io me la mangio, vediamo come sta. Sì, sono tre diverse. Vediamo come sta, vedi, bene, vedi. Tutti e due. Come sono le tappe, si vede. Questa tu mi hai mangiato. Ci sono pure il chicco. Bene. Sono diverse confezioni, vedete? Sì. C'è questa. C'è questa, vedi come sono curiosi. Vabbè. Questa è una biglia. Una bibbia? Una pallina di biglie, che di vetro. Va. Potremmo giocare pure giù. Se dopo giochiamo e tieni, mettiamo quello che vuoi, facciamo la gara. Le cioccolate sono, Tony. Non abbiamo capito nessuno che era le cioccolate. Belle davvero. Allora, Claudia. Grazie, Claudia. Stamattina, Claudia, non solo ha portato il regalo, veramente, ma l'ha messa apposta la macchinetta. Non funzionava, no? Allora, qualcosa è una parola, a mia madre. Ma sentiamo questo, ma come è che si chiama? Scusa, che ti può dire Pasquale, scusa? Io sono contento, perché vi ho conosciuto, sono veramente contento. Il sasone è il saga. Dice Pasquale, sei bellissimo. E ora sì. Stai mangiando la caramella, non mangia la cosa. Allora, come vedete, noi siamo rigidi al dovere quando si tratta di mascherine. Vi raccomandiamo, tu nell'esercizio tuo, tutti quanti utilizzano. Certo. Avete messo anche il gel quindi. In mano. Guardate qua, vi consigliamo davvero di andare a trovare Claudia. È un esercizio al bacio. Perché trovate queste macchinette del caffè che sono favolose. Favolose, veramente. Vi garantiamo che è un caffè favoloso. Non lo posso dire io perché ce l'ho pure io. Tu vuoi già il vino. Poi è facile. Lo fa anche un bambino da 3 anni, 4 anni. No, pure fa culla, no? Uno gli parte e mamma mia, mi vedo questo tuo. No, no, ed è facile, capito? È facile. Non lo fa, è facilissimo. Va bene. Caffè Storro. E come si mette il capo? Se si mette. Ora ci spiego. Questa è una questione di capo. Questa è una cosa che si deve vedere con gli occhi. Con gli occhi. Lo spieghi. Prende la persona e dice guarda, si fa così. Allora, che cosa sono quelle? Capos. Cabis. Ma è facile. Prendete i cabis.
No, pietà mera. Pietà mera faccio tu. Come si chiama? Capus. Come si chiama? Capus. C'è bugnumuto in casa. Poi c'è, non solo questo, lo zucchero o il zucchero? Il zucchero, il zucchero. Come dici tu, no? Le cucciarinelle. Le cucciarinelle. Le cucchiarinelle in italiano, le cucchiarinelle. In dialetto dice cucciarene, le cucciarinelle. Le cucciarinelle, quelle che riminiate. Poi i bicchieri, i bicchierini sono veramente come i bicchieri di vetro. La forma. La forma, però non sono ovviamente. No, comunque complimenti, complimenti veramente. Che... Clavier, grazie, grazie, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Pasquale, a te, al tuo bellissimo Pasquale, ma guarda che per carità, ma guarda che voi ci incuttate che tene, che voi ci incuttate, tu sai che pure voi ci incuttate, no, voi ci incuttate belli, bene, va, guarda ci, tu ci guardi, Pasquale ti vede, va, è come su, voi ci incuttate, incuttate, voi lo capisci te, no. E poi, guarda Antonio, mi dispiace, poi ci incontrate. Dopo un conto. Dopo un conto d'ora. Poi ci incontrate, vuol dire che tengo i cervelli attaccati proprio... Come, come i cinesi, con bravo. Un angelo da Madonna, quindi incontrate diciamo. Beh, va, va. Pasquale, noi ci incontrate. Vabbè, grazie ragazzi e soprattutto auguri per il vostro rapporto. State molto bene assieme. Pensiamo che la cosa è bene perché... C'è Claudio che è una ragazza davvero in gamba, veramente. Brava, ci devo essere, non una questa maniera, ci devo essere meglio e meglio. Qui sei esagerato, no? È vero. Vabbè. Vabbè, Claudio. Grazie. E ci mancherà. Grazie a te, grazie a te. Ciao ragazzi, ciao, ciao, grazie. Buona giornata, ciao. Ciao. Allora, abbiamo avuto qua la presenza... della nostra amica Claudia. Della nostra amica Claudia con il suo ragazzo. Ha portato anche il regalo, qualche caramella. Ma sottolinei, i caramelli piccolini che da palline sono veramente deliziosi. Eh sì, sì, li ho assaggiati già. Li hai assaggiati tu? Eh sì, li ho presi là. Ti dico la verità, questa è la prima caramella che ho assaggiato di... Allora, oggi ne abbiamo 9. 9 aprile. La giornata è bellissima, non ci possiamo lamentarci. È bellissima, veramente. Oggi non c'è mai un poco di vento, non ce n'è vento. Non ce n'è vento. Allora, io direi piano piano con il tuo capo, con sfogliare l'almanacco. Sfogliare l'almanacco. Sfogliare. È una parola, è bella però c'è un significato della parola, e lo dico subito. Il sogno è il lusso del pensiero. Che l'ha detto? Lo dice Glules, Jules. Chi è Naia? Naenne. Naia. Jules Renard. Renard. Lo sa dire, a te non si deve. La senti da lontano, vedi? Renard. Capito? Meglio però, il sogno è il lusso del pensiero. Il sogno, quando uno, diciamo, si sogna, no? È un lusso, è un lusso. Io mi sogno tutte le notti. E quando mi sogno... Chi è che sogna tutte le notti? Chi? Chi? No, non è che non so se il labiale è stato chiaro. Non c'è niente di fare, come dici tu. Ti sogno perché tu il giorno, Tony, no? Fa tante cose, pensi così. La sera. In genere sogna. Ma che? Chi è tranquillo? Chi è tranquillo? Capito? Chi è tranquillo? Ma io mi sogno tutti i notti. Tu sì, ma tu sei un tipo. Tranquillo, non pacioso, coso, capito? Sincero. Allora... Perché può assami sonno, Tony, credimi qua. Quando muore una persona, è defunto. Me lo sono. Guarda, io. Cioè, mio padre è morto quasi a 31 anni fa, no? 30 anni. E ancora me lo sogno. Però è una bellezza.
E il sogno è questo, è un pensiero, è, perché tu pensi il pensiero, ci pensi, e la sera, se succede una cosa, tu alla sera, io la sera vado su. Esatto, bravo. Vabbè, il sogno è bello, allora. Lo ripeto, il sogno è il lusso del pensiero, bellissimo. Jules Renard. Jules Renard, bravo, bravo, a Jules Renard. Jules potrebbe essere Giulio in francese, Jules. Tony, ma questo non era italiano però. Francese, Jules Renard. Francese. Allora. Ma dove pigliano queste pensierine, Tony? Dove li trovano? Ce ne sono migliaia. Ma dove li trovano, no? Diciamo. Ce ne sono migliaia. Io ho a casa, non voglio esagerare, ma almeno una diecina di libri di soli aforismi. Tu moltiplica. Eppure volevano le prigioni che da me, ma io le chiedo di... No, te le accattare. Te le accattare, no? Sì, sì. Perché chi non si accattare. Regalo. E non lo puoi regalare, perché chi è sul personale. Tu vai. Ma gli regalato la tua, va bene, perché è giusto che... Andiamo, riunione di chiesti. E dove Gioacchino Tavenna, che devo voglio sentire. Lo salutiamo. A Gioacchino, tanto se... Ciao, Gioacchino. E lui non scegli tu. Tu capisci quale lettera? Sì. E sono bene i miei. Ti piglio di uno di Davila. Nicolas Davila. Oppure di Ennio Flaiano. Ennio Flaiano, Longanesi. Ti voglio quanto scendere. Va bene, allora, Tony. Te ne dico una di. Una battuta, perché l'aforisma poi è una battuta, no? Che fa riflettere. Lei è un cretino, si informe. C'è scritto, c'è l'euforismo. Ma c'è da un significato. Ma tu quando ti rivolgi a uno, no? Che sta rompendo, lei è un cretino. Si informa. È bellissimo. No, davvero, mi piacerebbe, perché che si può solo ieri, capito? Eh sì, mamma mia. Bene, bene, bravo. Allora, saluti a Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Vogliamoci bene. Ci vogliamo bene. Ti pensiamo sempre. Speriamo che... Ci pensiamo sempre, adesso che è passata tutta sta momento impegnativo con Giovanni, con i nonni chiesti, no, andiamo a trovare Padre Giuseppe. Non ci abbiamo manco telefonato per fargli gli auguri, ma non l'abbiamo fatto per ma male, ci mancherebbe, lo abbiamo sempre nel nostro cuore, lo abbiamo nel cuore più degli altri, nel nostro cuore. Allora, è un po' pensiero. Salutiamo a tutti il Cleo. Sarebbe i sacerdoti, Salutiamo il Cleo. Il Cleo, tutti il Cleo con gli e diaconi. E diaconi. Sei diaconi. Diaconi. E poi particolarmente salutiamo bello ogni tanto perché è un amico, ci siamo allevati insieme, ci siamo cresciuti. Adenzo Mastroianni. Lo saluta tutta la sua famiglia. E la sua moglie, e sua moglie che è mia cugina. Ti commuovi quando parli in serie. Perché il papà era il cugino carnale con mia mamma, perché Mastroianni e Mastroianni erano figli di due fratelli. Sì, perché pure la moglie li chiama Mastroianni. Ma sì, è mica, perché... Allora. E li salutiamo, dai. E poi, si permette, Tony, perché ormai mi ci vede tutti i giorni, ed è peccato non lo saluto, perché sarebbe sempre il consociero di Enzo Mastroianni, è il mio grande amico. Tonino Pellegrino. Tonino Pellegrino. Salutiamo a lui e a tutta la sua famiglia, veramente che è una. Te l'ha ricordato. Guarda, con questo qua, fammi dire un secondo di una parola. Con Tonino Pellegrino ci siamo. Abbiamo abitato 16 anni. Lui ci abita sempre, no? Ci abita sempre. Lui sopra e io sotto. Tonè, e tra siamo allo stesso punto. Ma visto che hai abitato sopra, Tonè, è illusuta. Mai ti è sfiorata l'idea. Uccetti una crasta, un po' a capo per la cena. Abbiamo voluto bene, mi sta fando resa stora. E lo salutiamo. Tonè, associati. Associati, no? Che salutiamo il nostro amico Tonino. Sì, perché a me mi ha detto di salutarvi. Me l'ha detto. Perché lui ormai è in pensione. E lui si mette lì e ne guarda. Allora. E lo salutiamo. Era impiegato alla ferrovia, insomma, faceva i biglietti. Controllore, va.
biglietti, biglietti, biglietti. Quante volte mi ha detto, compare bene, ma perché non venite con me a Napoli? Che gli arrivava fino a Napoli, no? Lontano arrivava fino a Napoli. E poi tornava. Bravo, brava persona, veramente bravissima. Allora, lo so che ci vuole. Andiamo, Tonino, ai nostri santi. Allora, Santo Demetrio, Demetrio, augura il nostro ex vescovo, Demetrio. No, no, è giusto, Demetrio. Il nostro vescovo, Demetrio, quella bella, bel vescovo. Era veramente, insomma. Ti chiedo scusa. Chi è su Demetrio, vescovo? Demetrio. Vescovo. E tu che tu saluti. Ah, ha ragione, scusa. Non c'avevo più. Lo saluti sempre. Tanto, io che ci devo. O Rimedio, o Demetrio. Mi dite la stessa cosa. Dica. Remedio, davvero. Di meno. E io ho detto Demetrio. Tanti auguri al mio vescovo. Demetrio, come si chiama? Demetrio. Rimedio. 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 E io ho sbagliato, io mi sono dato a D e a E. Ha messo una guerra, no, lui. Mi chiama Demetrio qua. Demetrio. Tanti auguri a Demetrio Russo. Russo. Demetrio. Ecco, giornalista della Gazzetta del Sud. Per tanto tempo. E noi quando diciamo i santi c'è un nome. Demetrio Albertini. Albertini. Giocatore di Milan. Diamo sempre gli auguri. Vai, vai. E mo qua arriva un altro nome. Devo dare gli auguri al mio amico. Poi, Santo Valdetrude. Questo Valdetrude è un nome che. Santa Valdetrude. Santa Valdetrude. È un nome antico. Tonino, qua ci sono due B. Due B? È puntata pure. E non lo so come si legge. B, Beato, Tommaso. Come si legge? S, B. No. B, poi c'è la CC. Brigibardot, Tommaso da Talentino. Tolentino, ma davvero si sa c'è dove si trova Tolentino. È una chiesa cattolica. B. Brigibardot, Tommaso da Tolentino e Carabiniero, oppure Claudio Cardinale. E pure il Cardinale. Ma dato che l'abbiamo messo Brigibardot, cacciami mentre ricordo. Ma perché è Brigibardot? Bibi. Brigibardot, Tommaso, e salutiamo il nostro amico Tommaso che mi dice, mamma mi saluta a Tommaso, amico mio. Abitavamo pure assieme a Santo Iodore. Siamo stati amici tutti assieme, capito? Praticamente. Ma sì, perché Tommaso. Tutti là abitavano. Te lo dico io dove abitavo, a Santo Marco. La posizione è Tommaso. E lo salutiamo. Ma lui è la sua compagna, la nuova compagna. Ma gli avevo strette. No, e mi scelavamo che gli avevo strette. Troppa gente, sì, tutti sì. Là siete, sì. eravamo cucciati quando dormivamo, perché ci hanno letto a mezza piazza, si chiama, no? Mezza piazza, una piazza e mezza, insomma hanno letto tanto, ci sono tutte persone, io dormivo io e Maurizio e Don Zorato, che lo saluto, che si trova a Parma. E mio figlio Abbonano e mio fratello stava a gara ciurrante a andare di gel a fianco. Mamma mia pace. Ecco. Mamma mia papà gli ha detto ecco Superman. Amici, tutte cose mi ricordo, sa? Quando, non posso parlare da loro. No. ma è così, io davvero. Come, voglio dire. Donne, ma come facciano una volta? Donne, come facciano una volta, davvero, no? Erano tutti in una stanza. In una stanza, davvero. Mo mettetevi nei panni dell'uomo. Dell'uomo, veramente. All'epoca, no? C'era maggiore pudore anche della donna, no? Della donna, sì. Cioè, trilla, due cacce, c'era un assembramento. Un assembramento, come una manifestazione, non si vedeva. Non ci passava la curva. E che io si sentono sgoscio. Albino si riferisce al rapporto amoroso. Al rapporto amoroso, certo. Al rapporto amoroso, come agiano, no? Con tutta chi l'amore. Guarda che ha il cervello. Ma poi si è deposato. Perché un padre, ogni volta che. Cioè, quando ogni volta che aveva il di Bolzano, non lui. Non vede,
meno male, meno male che ha viaggiato 15-16 volte, no, 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 perché mio padre è stato pure 4 anni prigioniero. A Bolzano? No, a Bolzano, no. In Albania. Ah, in Albania. L'hanno spogliato 3 volte. L'hanno spogliato? L'hanno spogliato i tedeschi. L'aveva accattato. Mi pare queste valette belle, no? Perché il papà c'era un muratore là, a buscava anche una cosa. Ma dove? In Albania. Ma durante la guerra, no? Sì, durante la guerra, Tonè. Era prigioniero, avevano partito volontari. Chi perché cane, cazzo c'era fame. Capito? Ma non lo so, ma se quelle sa queste cose. Come abbonarmi il soggiorno mio, 8 anni è stato fuori, prigioniere. Poi venuto e ha fatto tutti. Tutti i prigionieri all'italiano. E papà Paurello, sa, ha tirato anche un lavoreccio, a scavare una cosa. Si aveva cazzato fuori gli scappetti, belli queste valette, curiosi, vedi ci piacciono queste valette, papà. Ci pigliano. Non ha potuto il giuoccio che ci ha detto, aveva l'armetto per la capo. Armetto, Questo tedesco, pom, e lo spara. Meno che ha sparato lì a capo, papà ha fatto la fente, ha gettato un terra, ha fatto la fente che era morto. E gli erano stato ieri. Papà davvero, in un miracolo è stato che papà sarebbe cogliuto dalla cosa. No, davvero, come questo me lo contava papà. E poi è davvenuto sciancato. Lui quando ho chiamato tocco, con Pepe invece è letto a 3 piazze, che si ricognono da cose che aereo che cade. A 3 piazze che e ricoglie tutto sciancato, la stessa cosa era papà. E intanto la moglie si era già risposata. Nel film di Totò si era risposata. Risposata. Sempre il solito De Filippo. Ha fatto un bordello e si è sposato con l'avvocato. Ci ha fatto la moglie. Come vedete. C'è e questo è che vuol dire, insomma, arrivate le cose uno in guerra. Vabbè. Allora, almeno. Vabbè, l'abbiamo detto, le cose, diciamo la pubblicità. No, dobbiamo dire la temperatura. È già ancora la temperatura, dobbiamo dire i numeri del Super Enalotto che ne è uscito. Ragazzi, ancora il Super Enalotto non è uscito, è arrivato 133 milioni di euro. Per favore, vedete, cacciate questo coso. Ma che non ha, volete morire. Allora, vai. Vado, Tony. Allora, prendete carta e penne che vi leggo i numeri del Super Enalotto. Cominciamo. 19. 29, 35, 49, 66, 81, numero giorno 61. Ai 5, 85 c'è stato, vanno 25.258 euro. E auguri, che ne ha fatto più 5, più 8, da 28. 25.000. O 5 è facile, lo fanno più facile. E auguri, che ha fatto 5. Insomma, mangia per un mese. Va benissimo. Allora, la faccio adesso, la pubblicità dopo. Ma secondo me facciamo un pensiero, dai. Facciamo un pensiero, dai. Perché poi con Giovanni abbiamo tanto da dire, no, Giovanni? Sì. Beh, Giovanni, quanto siamo? E la gola. E va. E che buona. La fatica, Giovanni. Ieri sera alle 8:30 mi ha chiamato ed era qua ancora. Abbiamo fatto la videochiamata. La videochiamata ti ha potuto vedere, ma sì, una videochiamata, ha voluto vedere in taccia. Mi è muscialato, mi ho parlato 10 minuti. Ma cose dell'altro. Ed era assettato il là da solo. Ma vengo a sapere cose turche che la mattina io. Ci ho fatto la cosa, lei danzata. La videochiamata. La videochiamata, va. Però è bella la videochiamata, bellissima. Ancora con te io l'abbiamo fatta. No, lascia stare. Va. Lascia stare. Va bene, andiamo. Ecco. Bar Pasticceria Momò, via del Progresso, numero 400 di Mezzia Terme. Per bellezza, salutiamo tutti i pasticceri che ci sono. Cantini Pugliese, via Roberti Guiscardo, vicino Parco Peppino Impastato, alla Mezzia Terme. C'è un nuovo punto vendita, Viale Primo Maggio, numero 49, vicino Mercato Coperto di Nicastro, ora alla Mezzia Terme. Pizzeria La Rustica, Corso Lumestrano, di fronte alla cattedrale di Lamezia Terme. E salutiamo tutta la famiglia del nostro amico Armando, Guglielmo Storio, Piazza Ardito, di fronte alla Madonnina. Salutiamo la bellissima greca che c'è stato 10 minuti fa, che ci ha portato le caramelle del Guglielmo Storio. Caramelle Guglielmo. Bravo,
Che sono bravo. Caramelle al caffè. Caramelle bellissime, ma sono bellissime. Andate, le potete, perché le vendono oltre. Certo che andate, andate. Poi, ristorante La Giurlanda, sopra, Platania. Voi sapete, per il momento ancora è chiuso, ad apporto. Al rapporto, vi chiama al rapporto. Prego, signore. E quindi, vi ricordiamo la struttura sanitaria privata Medicar, che si trova in via Colombo, angolo Gesualdo Scardamaglia, alla Lamezia Terme. Per info e prenotazioni, telefonare allo 0968 20 17 88, da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20, e sabato dalle 8.30 alle 13. Vi ricordo inoltre che è stato attivato il servizio di prenotazione per la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 destinato al momento alle categorie over 80, ma che in questi giorni sicuramente verrà abbassata l'età, e quindi vi conviene telefonare allo 0968 40 77 61 per prenotarvi, oppure in WhatsApp al 371 194 1121 o con una mail al centro servizi rar@gmail.com. È importante, vi ricordo, perché si tratta di prenotarsi per la vaccinazione. Sì, a frappè. Salutiamo il nostro amico Luigi Rossi. No, volevo dire, no, Donnelli, volevo dire, hai detto di... Ma hai sentito la televisione, che è pure noi settantenni. Sì, sì, sì. Adesso... Cioè, ma ci dobbiamo prenotare o ne chiamano loro? Ti chiamano dopo ti parliamo. No, dai. Però, vabbè, sì. Ok, pubblicità, fra poco. Macelleria Il Gusto delle Carni, macelleria gastronomia, carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria. Banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. P-Pharma, cura, natura, benessere. P-Pharma, il centro farmaceutico più grande nella tua città, con ampia scelta di prodotti, con aree interamente dedicate alla puericoltura, alla nutrizione, alla medicina olistica e un'area dedicata a prodotti erboristici. P-Pharma, farmaci e parafarmaci ad uso umano e veterinario. P-Pharma, ampio laboratorio per le preparazioni galeniche. P-Pharma, centro destinato a tutti i tipi di trattamenti estetici. P-Pharma, lo puoi trovare in via del Progresso 103 a Lamezia Terme, ad orario continuato da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20.30. Teca Gas è un'azienda giovane e snella di distribuzione e vendita GPL propano su tutto il territorio calabrese. Ubicata nella zona industriale di Lamezia Terme, dispone di un proprio impianto per lo stoccaggio e l'imbottigliamento del gas. Grazie alla ventennale esperienza nel settore maturato della capofila Teca Termica Caronte, l'azienda si è distinta per serietà, professionalità, competenza, puntualità nella realizzazione e fornitura di impianti civili, industriali agricoli e utenze a contatore. Disponendo di una flotta di automezzi di proprietà, riesce a raggiungere qualsiasi angolo della Calabria, occupandosi dell'approvvigionamento del prodotto dai più importanti depositi costieri italiani fino alla consegna presso l'utente finale. Grazie alla collaborazione con uno dei più importanti colossi nel settore in Italia, il gruppo Autogas Nord AGN Energia, oltre al GPL, riesce a portare nelle case degli utenti il gas metano e l'energia elettrica, occupandosi inoltre della consulenza per la fornitura e la messa in opera di impianti solari e fotovoltaici. Ci trovi nella zona industriale Area Exisir Lamezia Terme. Ombrelloni Teloni Cosentino, Diana Dattilo, dal 1938. Arredo mare, arredo giardino, tende moschiere, teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole,
The Horse e Pergole. Ci trovi in via Formidi 13, salita via dei Mille, terzo incrocio a sinistra. Telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650. Guglielmo Store, la mensa terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni in regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, la mensa terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Siamo rientrati, un buon caffè, una tiratella di sigaretta da parte di Albinuccio. Allora, signori miei, ci sono parecchie notizie, voglio dire, stamattina, che da qua a poco con Giovanni vi daremo conto. Si può dire. È brutto. Mi pare che uno ha... a spesa, vi daranno conto, vi faranno sapere qualcosa. Vabbè, io lo presento subito, te a voi Giovanni De Grazia. Vatti, ci vediamo dopo. Va caro mio, va. Buongiorno Tonino, buongiorno, come stai? Insomma, ti remennanzio. Vediamo la mascherina, almeno stamattina era pimpante. Sì, sta. Allora Tonino, siete centrati, veramente bellissimi. Ha detto che siamo centrati. Albino ci sta invitando, ma non ne spostiamo. Allora, prima di partire con l'altra notizia, il bollettino del giorno, Tonino. Per i contagi virus, per quanto riguarda questa pandemia. Sì, Giovanni. Vai Tonino. Superati i 500 casi, altri 20 contagi e 11 guariti. Signori miei, a costo di essere petulanti, a costo di tediarvi, ogni mattina con Giovanni siamo costretti a fare questo elenco, a dare questi numeri. Perché? Perché vi invitiamo sempre a stare sul chi va là, a comportarvi come si deve. Ecco, sono quando noi abbiamo detto che i numeri non sono veritieri, noi lo sottolineiamo sempre, anche stamattina, noi siamo ben al di là dei 500 contagi, quindi le cose non stanno andando bene, non stanno andando assolutamente bene. Diciamo che ci sono intasamenti anche nei reparti Covid della regione, insomma ci sono, le stanze si stanno riempiendo, diciamolo così. Giova, c'è anche una nota... di Piccione Rosario, che rispetto a questo problema, diciamo, ne sta parlando in quantità industriale. Lui dice che alla data odierna ci sono ben 505, voglio dire, casi, con un incremento di ben 222 soggetti in appena 22 giorni, mi capite? Quindi 10 al giorno. Insomma, quello che dobbiamo sperare è il vaccino che arrivi veramente in quantità. Ci sono state anche delle guarigioni, Però speriamo che si vaccina il più possibile, perché questa è l'ultima, diciamo, è l'unica cosa che può scagionare un po', scongiurare gli eventuali contagi, insomma, no? Che si arriva almeno a un'immunità di gregge bella. Ci va a casa di arrivare all'80-90%, parliamoci chiaro. Poi, questo fatto da AstraZeneca, ieri, non so dove, 5.000 defezioni. Cioè 5.000 persone hanno disdetto, ti rendi conto? In un ASL 5.000 cittadini hanno detto no, un luvolino. Ma fin quando, ieri tu hai detto una cosa giusta, no? Fin quando i virologi,
gli specialisti del settore ti portano in confusione, chi dice sì. una cosa, chi dice un'altra. Io non so, siamo mio, dice qua. La gente ha questa psicosi del vaccino che non è buono. Non c'è dubbio. Hai capito? In questo caso sono proprio loro, i politici, chi, i virologi, che ogni sera sentiamo alle televisioni che ci confondono le idee, Tony. Cioè certo. chi ne dice cosa e chi ne dice un altro. Non trovi mai un accordo totalitario. Vede, mo AstraZeneca è aperta dai 60 ai 79 anni, no? Cioè, c'è un obiettivo che si sono prefissati ormai, che è quello delle 500.000 dosi giornaliere. Speriamo di arrivare a questo. Certo, vi stanno impegnando. Però vi ripeto, quando io ieri ho sentito, non volevo credere ai miei occhi, cioè hanno fatto talmente terrorismo a livello mediatico che la gente è terrorizzata. È così, non è così. Una signora nella trasmissione del Debbio, e io ho fatto la prima dose di AstraZeneca. Adesso, in questo lasso di tempo, ne sto sentendo di cotte e di crude, non vi nascondo che sono terrorizzato per la seconda dose. L'ultima novità è che chi ha fatto AstraZeneca prima, Tonino, può fare un altro tipo di vaccino no. nel secondo richiamo, così hanno detto ieri. Sì, però il richiamo deve essere della stessa cosa. No, ma ieri si diceva, un virologo diceva, no, anche se usate un'altra marca che non ha la stessa... Un vale. No, va bene. Va bene. Ha detto così, Toniero, l'ho sentito proprio, non si capisce niente. Ognuno dice la sua, Toniero, hai capito? Adesso pare che stia arrivando là. Adesso arriverà il vaccino, pare che è una monodose. Sì. Una sola dose che può essere buona, eccetera. Io me lo auguro. Ce lo auguriamo per tutti. Io. Allora, Giovanni si è prenotato. Io, che ho avuto sempre delle remore, non è che mi stanno invogliando. E quello è il fatto. Mi piglio il telefono e vai su qua. Che poi, attenzione, è meglio, mi parliamo chiaro, è meglio parlare chiari, perché io questa ve la voglio dire. La situazione dei vaccini oggi, per le persone senza santi in paradiso, è la seguente. La piattaforma Gov è chiusa e certo non consente prenotazione. La piattaforma delle Poste Italiane non funziona. Il modello di prenotazione predisposto dalla RC da compilare e spedire online hanno fatto sapere che non è valido. Il numero verde del Ministero della Salute risponde subito per acquisire la segnalazione, a cui non si dà riscontro. Cioè, come vedete, è veramente un casino. Il Dipartimento di Prevenzione contattato ti dice di recarti in regione. Cioè, ti stanno mettendo in confusione che non si capisce più niente. Signori miei, ci avete capito anche una cosa? Io no. Allora, se noi siamo gente che modestamente ci sappiamo muovere, no? E abbiamo delle difficoltà di comprensione, voi mi permettete, che ci sono casa, migliaia e migliaia di persone che a casa che non sanno, variete, non ci capisce, non è, o chi non ha neanche internet per prenotarsi, non lo so, è un momento di confusione. Speriamo che si riesca ad arrivare in una situazione, insomma, buona per questi vaccini, che vengono vaccinati tutti. Chiarezza, cosa che attualmente manca. E trasparenza. Tony, parlando sempre di coronavirus, noi l'anno scorso in questo periodo, se ben ricordi, ci affannavamo con un'azienda, no, Cosentino, ti ricordi, a fare la mascherina. Ci mettevamo, le contavamo tutti i giorni, ti ricordi? Consegnavamo quasi 150 mascherine al giorno. Ma tu là, all'epoca hai fatto una gran bella cosa. Li portavamo al comune perché non c'erano mascherine. Poi ieri, quando sento determinate cose in televisione, stamattina su tutte le prime pagine del giornale, mascherine ai parenti, sindaco ai domiciliari. Cioè noi, Tony, noi contavamo una mascherina, e devo dire per onestà, anche Paolo Mascalo conteggiava le mascherine uno per uno.
e non si riusciva ad avere una mascherina manco per Tonino, per me e per Albino, per esempio. Sì. Perché noi facevamo, prima i più bisognosi, andavamo noi a consegnarle nelle case le mascherine e noi ci privavamo delle mascherine. Questo succedeva l'anno scorso. Io non dimentico mai che Giovanni si incazzava con me perché dice, oh Giovanni, ma scusa, ma abbiamo organizzato queste mascherine, da mille una decina di mascherine, no? No, mi ha detto ne. Cioè, mi capite? È stato un impegno serio che è stato portato avanti, Giovanni. Abbiamo consegnato migliaia di mascherine in collaborazione col Comune. Poi ieri leggevo queste cose che questo sindaco Antonio Nucera, sindaco di del Comune di Opera, nel Milanese, dove di solito pregano, cioè parlano di serietà amministrativa, parlano sempre noi siamo i migliori. Sì, ma stanno facendo tenghi, esatto. Pare che è calabrese. Questo qua consegnava le mascherine. Molte andavano negli enti, diciamo, ma molte andavano nei suoi parenti e a chi lo decideva lui, Tony. In un periodo drammatico, ti ricordo? Certo. Alla fine, insomma, la cosa mi ha dato un po' fastidio questo, no? Non ammazzavamo, ma però vince sempre, secondo me, l'onestà. Per l'amor di Dio, non mi fraintendete quando dico che è calabrese. Lo dico per, come si chiama, ad onor di cronaca, no? Di Melito Porto Salvo, originario, eccetera. È una bella cosa, speriamo, visto che ti hanno accusato di corruzione, eccetera, speriamo che tu possa dare le dovute spiegazioni, perché è qualcosa di brutto. Certo. Perché stiamo parlando di malati, stiamo parlando di gente che ne ha bisogno, ed è una cosa brutta, come voglio dire, come illecito, come reato. Quindi mi auguro, caro sindaco, che tu possa dimostrare la tua estraneità ai fatti, va bene? Allora, andiamo alla pagina della Venezia. E a proposito di estraneità. Esatto, bravo Antonio. A proposito di estraneità. Una notizia che ha fatto parlare, sta facendo parlare in questi giorni, oggi anche sulle prime pagine del giornale, della cronaca di Venezia, regionale, si parla di Asta alla Vista. Sì. Ricordate la famosa operazione delle aste truccate al comune di Venezia Terme? Ecco, e oggi l'articolo dice così, sulla Gazzetta, poi c'è anche un articolo. Sì. Sul quotidiano del sud, sulla Gazzetta dice così: aste, ecco il sistema Calidonna. Per la procura, il 59enne aveva un'indubbia forza intimidatrice, alternando minacce, promesse e regalie, così dice qua. Insomma, la sua agenzia era ormai riconosciuta da tutti come un passaggio obbligato. Era capace di veicolare l'aggiudicazione dei beni oggetti in vendita giudiziaria, insomma, accuse molto gravi, pesanti, molto serie. Furono arrestate molte persone, professioniste, chi è domiciliare, chi, diciamo, anche persone che lavoravano in tribunale, cancellieri, insomma, fu, diciamo, un boom, diciamo, di cronaca. Che c'è stata la mezza anche. Dopo perché è stata sempre chiacchierata, esatto. Diciamo la verità, l'ufficio laddove si avvenivano le aste eccetera è stato sempre chiacchierato, cioè come sono abituati, ma nessuno parlava. Poi alla fine tutti sapevano, nessuno non sapeva, esatto, scoppiare. Poi, il bubone, scoppiare il bubone. Dopo due anni si è arrivata, diciamo, alla chiusura delle indagini. E ieri, praticamente, con una nota fatta appunto con un'ordinanza, sono uscite le persone che sono indagate e le persone che è stato chiesto da parte del PM l'archiviazione, perché il fatto... Mi scordavo che erano 86 le persone indagate all'inizio. Allora, voglio che continui tu. Sì, bisogna dire, per ad onor del vero, noi ci sono parecchi nominativi, anche di professionisti, che sono stati, voglio dire, la loro posizione è stata stralciata. È stata chiesta dal PM l'archiviazione. L'archiviazione è stata chiesta. È stata chiesta l'archiviazione anche, e questo è molto importante, a nostro parere, sotto un profilo etico, no? Quella dei cancellieri Michele Albanese e
Marasco Sabrina. Perché abbiamo detto questi due nomi? Spieghiamo perché. Poi ci sono anche dei professionisti. Perché fu a loro due fu applicata l'interdittiva dei pubblici. Ecco, dell'incarico di funzionario. Hanno praticamente dimostrato di non aver partecipato, di non aver commesso. E quindi se i giudici hanno ritenuto di archiviare la loro posizione è perché evidentemente non erano coinvolti così come prospettato. La stessa cosa vale per molti professionisti di Lamezia Terme. Noi non abbiamo fatto né i nomi prima e ne lo facciamo adesso, perché noi siamo garantisti, come diciamo sempre, e poi diciamo per queste cose c'è nel giornale, televisivamente non abbiamo fatto mai i nomi, è una nostra scelta, diciamo. Sì, perché abbiamo fatto i nomi dei cancellieri che sono stati, diciamo, scagionati? E beh, presto detto, lo diciamo perché probabilmente loro due rappresentano un ruolo molto delicato all'interno del tribunale, quindi è giusto, sono stati dati in pasto ai pescecani, è giusto invece adesso dare a Cesare quel che è di Cesare, perché secondo me così si fa, perché qua in genere c'è sempre un bordello, no? Quando la gente viene indagata, arrestata, eccetera, poi quando vengono assolti o scagionati o archiviati o stralciati, non li parla nessuno. Infatti c'è una nota anche sulla Gazzetta, fine del di un calvario, dice questo articolo in spalla alla Gazzetta del Sud, archiviata la posizione di alcuni indagati. E vabbè, certo, cioè, perché è un calvario. Parliamoci chiaro, chi si trova dentro questi ingranaggi, c'è gente che svolge un ruolo, parliamoci chiaro, c'è un professionista che la carriera ci bruciano. Infatti qua sul giornale dice il fatto non sussiste, ordinando l'immediato rientro in servizio del cancelliere, analogo esito, totalmente liberatorio, ha riguardato la posizione di Massimo Durante, anche io assistito dall'avvocato Ferraro, questa è una nota, nel cui il confronto del tribunale di esame aveva annullato integralmente la misura di cautelare degli arresti domiciliari. Ma vedi, ecco, qua lo dice che poi noi stiamo, qua dice, le estraneità di Michele Albanese, esatto. Ai molteplici fatti oggetto di contestazione e la correttezza dell'operato dell'intero ufficio in cui egli svolgeva le sue funzioni. Quello che abbiamo detto poc'anzi, è giusto che se da un lato, voglio dire, fare l'articolo, indicare chi è in questo momento oggetto di indagini, fare anche un elenco di quelle persone. Tone, però purtroppo, quando se ne abbiamo parlato l'altro giorno, quando succede un fatto di cronaca, ti sbattono sui giornali, sulle televisioni, è stato sempre con così, nome, cognome, fotografie. Dovrebbe essere uguale quando una persona viene scarcerata a sotto, perché intanto ti hanno rovinato la vita. Cioè, nel senso che c'è stato l'indagine, è stato sempre così, però nel momento che tu vieni prosciolto di un'accusa dovrebbe essere onestamente anche detto nello stesso, con la stessa enfasi che si dice quando si arresta una persona. Pochi si comportano con questo metro, con questo metodo, perché nell'immaginario collettivo, Tony, per una persona che non legge i giornali, per una persona che vive di strada, nel senso che sente le parole, si è sempre additato, anche lui c'era, sì. Hai capito? Non capendo la posizione della persona che quando viene prosciolto... Ma tu non eri chi, Luca? Vedi, non è così, non deve essere così, Donna. Ma Giova, poi che vuoi, nel paese, i piccoli paesi, eccetera, anche la media, capo soprattutto nel paese, non è che, no, noi non annacamo in maniera civettuola come una città, ma un paese siamo. No, chi bua, poi chi bua, la gente parla, eccetera. Diciamo la verità, questa indagine è andata avanti per merito degli investigatori, per merito della Guardia di Finanza, per merito della Procura di Lamezia, eccetera, perché Speranza
speranza di cittadini, sta alla vista, adios, la vediamo. Eppure c'è gente che ha patito, no, le pene dell'inferno. Hai capito? Quindi ben vengano chi ha sbagliato che paghi. Che paghi. C'è gente che ci ha rimesso la vita anche, Tonio. Giovanni. Perché tu quando tocchi un immobile di una persona, io sono sempre detto, beh, tu vieni a casa, una banca, giustamente, la banca vuole pagare, Tonio. E vuole rientrare, non sei mai proprietario se tu c'hai un mutuo in casa. Non c'è dubbio. Perché quando uno si accatena la casa... C'è sempre l'ipoteca, Giovanni. C'è l'ipoteca, finché non finisci di pagare, la casa è sempre di proprietà della banca. Giusto, un domani sarà tuo, ma nel momento purtroppo che può succedere, Tony, può succedere che uno si trova in difficoltà, ha messo in ipoteca la casa per il lavoro, ci sono delle traversie veramente... ci sono cose che non... Però giustamente, devo dire purtroppo, giustamente, poi l'accanimento è un'altra cosa, Tony, giustamente la banca vuole rientrare dei capitali. Però, insomma, ci sono accanimenti e accanimenti. Ma uno, se hanno debiti, è logico che devono onorare il debito. Se poi non lo puoi onorare per motivi di lavoro... Ma l'indagine è una cosa seria. Questa operazione è stata una cosa seria. Sembra che meccanismi illeciti ci siano stati. Noi abbiamo le ordinanze, abbiamo tutto. L'ordinanza... Leggere l'ordinanza è qualcosa di... I capelli vi si arrizzano proprio, detto alla paesana. Però, vabbè, andiamo avanti, avremo modo di parlare. Comunque, era qua, giusto, è una storia che continua. Era giusto far emergere quelle persone che sono state, voglio dire, stralciate, certo. Quindi scagionate, eccetera. Allora, passiamo all'altro argomento. Dove? C'è questa operazione molto importante a livello nazionale. Delle petrolmafie, che ieri ha fatto parlare un po' tutti i giornali, di tal giornale, tutte le... Guarda, ti è muore tutta la paura. Sequestrato 1 miliardo di beni. Quando io ho visto 1 miliardo, sono 2.000 miliardi delle vecchie lire. 2.000 miliardi delle vecchie lire. Non sappiamo neanche come si scrive, perché stiamo parlando di petrolio, stiamo parlando di oli, e quindi chissà che roba... Venivano raffinati, no? Sono state sequestrate 2 imprese a Lamezia e 1 gizzeria, quindi coinvolte in questo blitz anche la nostra città. La nostra città. Non ci va a mancare veramente. No, è nuova. Per l'anima di molti, la verità. Allora, in una breve leggiamo che acqua non potabile a Santo Femi, piove sempre sul bagnato, no? Cioè muzzica sempre usciancato, no? No, acqua non potabile a Santo Femi. Avete tutta la mia solidarietà. Io sono nato a Santo Femi e amo Santa Eufemia, anche se ci manco da molto. Però qui Giovanni c'è mi ieri, perché dobbiamo risolvere il quesito della chiesa. Ce l'ho qua. C'è quella chiesa, di quella chiesetta principale a Santo Vecchio. Ce l'ho qua. Io voglio parlare con l'Uvescovo. In piena piazza da tanti anni ormai è ferma là a un palo, dove bisogna fare dei lavori di strutturazione del tetto e non si è mai fatto niente. Quella chiesa è la chiesa principale di San Francesco. Sì, ma io voglio parlare con lui, voglio parlare con lui. Bisogna vedere che fine farà questa chiesa, perché non sono mai avviati i lavori. Sì, c'è anche una cosa, comba. C'è qualcosa che non ci quadra. Poi, prima di chiudere, se due altre notizie, volevo andare a una notizia di sport. Continuano i disservizi idrici all'acquedotto San Buco e... Porriello. È protagonista del nostro Albino. C'è Albino che ha comprato ieri a Cromba 800 bottiglie di acqua minerale, gassate e non gassate. Come mia. Allora, intanto sapete che domenica riparte il campionato d'eccellenza, domino con le squadre che sarà un mini torneo, diciamo, con la conclusione dei playoff. Si hanno inventato su un mini torneo. Un mini torneo giusto per dare una continuità al campionato, perché ci sono delle società che hanno investito seriamente per quanto riguarda questo campionato, e poi lo sport ci deve essere. Giova sempre falsato è. Io ti dico la verità. Sì, la federazione può salvare capre e cavoli, però
sono tutti questi qua, sono tutti campionati falsati, certo. Dalla Serie A fino alla Serie D. È sempre purtroppo colpa di questa pandemia che c'è, però parliamo dell'attualità, riparte l'eccellenza. Tra le favorite partono davanti nella corsa in salto di categoria le incognite del breve torneo. Vigor e Logris e Biasa a caccia della Serie D. E Vargas, che è l'allenatore della Vigor Lamezia, il nuovo allenatore della Vigor Lamezia, guida le ambizioni dei lametini. Gli Ameranti ci credono, giallorosso sono d'assalto. Ecco, queste sono le notizie che arrivano dal campo della Vigor Lamezia e del San Biasi. Può succedere di tutto, certo. Dato che è un mini torneo, esatto. E dato che ognuno si gioca le sue chance, esatto. Può succedere di tutto. Certo, sulla carta ci sono squadre che si lasciano preferire, però io al loro posto sarei molto attento. La Vigor Lamezia, allora, per esempio, una trasferta insidiosa a Sterzale. Sì, vi ricordate che la prima partita perdemmo 4-1. Pigliamo i quattro papagne, se ben mi ricordo ricordate. Quella giornata. Ci siamo messi la coda fra le gambe e ce ne siamo andati. Ma sì, perché era impensabile quello. Si può perdere. Ma però, con quel risultato. Però diciamo le partite della prima giornata che si effettueranno domenica nei vari campi calabresi dell'eccellenza, parliamo. Palmese Loghi si giocherà domani che è sabato, San Biase Scalea domenica, Sersale Vigor Lamezia e Soriano Reggio Mediterranea. Queste sono le partite di questa domenica per quanto riguarda il campionato d'eccellenza mini torneo. Ci saremo anche noi. Noi riprenderemo sia la partita della Vigor Lamezia a Sersale e manderemo anche in onda la partita del San Biase Scalea. Ma, vedi che fa un rumore, ti pigli dopo, non si piglia nessuno. No, quindi vai. Ma stai facendo un rumore. Oh, peccato, è bello. Ma si sente non potere. Lo scartare di caramelle. Sto parlando di caramelle, per l'amore di Dio, guarda che ingordo, per dispetto, va, fai così, va. Un altro due. Mettilo in tasca. Tonino, è un'offesa ad Albino. No. Io non ne mangio. Vai. Prendete. Ho capito. Bene, ci vediamo domani, conosciamo Albin Ambrosio, il nostro Albino. Ci mettiamo gli occhiali, aspetta Albinuccio, ci mettiamo la mascherina e ti lascio alla tua canzone. Tenia no valle, notte e giorno ci incavalle, ci mancava domate da sella, chi se tu vado di Cicerinetta, ci mancava domate da sella, chi se tu vado di Cicerinetta. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Cicerinella tenia il cane, mozzicava dei cristiani, mozzicava dei bimbi nei petti, tutto il cane di Cicerinella, mozzicava dei bimbi nei petti, tutto il cane di Cicerinella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Cicerinella tenia il tuo cuore, notte e giorno scavava un saurto, ci mangiava le cose più belle, tutte le porto di Cicerinella, ci mangiava le cose più belle, tutte le porto di Cicerinella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Cicerinella tenia il tuo moglie e veniva di Napoli solo, caricava dei bimbi nei petti, chi sei tuo moglie Cicerinella, caricava dei bimbi nei petti, chi sei tuo moglie Cicerinella.
Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sei più bella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, sempre più bella. Ok, allora salutiamo il nostro amico Felice che c'è dai giornali tutti i giorni. Salutiamo a lui, la sua famiglia, il suo bello nipotino Felice. Poi saluto il mio amico Domenico che oggi è assente. Saluto i suoi nipoti, Sveva e il piccolo Gioele, che sarebbe fratellina e sorellina. Poi i nonni, papà e mamma. Poi voglio salutare anche a Gabriele, il nipotino di mio amico Gino di Spena, e saluto tutta la sua famiglia. E poi a mio nipote Pietro. E cosa devo dire? Io vi lascio, vi saluto e ci vediamo domani mattina allo saluto orario. Ciao, ciao, ciao a tutti.